Nuovo tutorial, oggi una pochette piccolina, ma possiamo variare sempre la misura. Una pochette realizzata con l'acrilico, il filato abeglia, veramente molto carino. Io ho scelto due filati, uno non so se si vede bene, forse un pochino ha il lurex e l'altro no. Ho lavorato a due capi. Diciamo che è la moda del momento lavorare con queste noccioline tutte vicinissime. Anche le borse di quest'anno di lana impazzano proprio sia nei tutorial ma anche nelle sfilate di gran moda, per cui possiamo anche realizzare una borsa sempre se volete. Per la chiusura ve la lascio sempre a voi, ripeto, per la zipper non sono brava, bravissima di inserirla, basta cucirla, però prossimamente vi farò vedere come realizzarla con l'uncinetto e con la lana, che sinceramente è il metodo che preferisco. Allora, qui non ho messo nessuna applicazione, potete aggiungere se volete qualcosa, un piccolo con delle catenelle se preferite realizzarlo, oppure mettere un pompone. Io lo lascio così perché lo metterò dentro alla mia borsa e preferisco che sia così. Ora vi do subito le misure. Sono all'incirca 22 centimetri per 15 centimetri. Ecco qui, 15 centimetri. Allora, è abbastanza capiente, carina e morbidissima. Allora, per realizzarla veramente ci vuole poco, potete realizzarla anche con i filati che avete, ma anche con un altro tipo di filato, non ha importanza. Il suo peso è solo di 80 grammi, per cui è super super leggera. Non ho messo applicazioni questa volta, l'ho voluta proprio lasciare così, senza mettere nessuna applicazione, ma voi potete modificarla, anche renderla più grande come volete. Passiamo subito ai materiali e poi al tutorial. Potete realizzare questa pochette anche con delle rimanenze. Io ho utilizzato abeglia, questo è quello che resta perché già l'avevo utilizzato, sia abeglia lamé bianco che sono 100 grammi a gomitolo e sia abeglia unito sempre 100 grammi, però ovviamente per la pochette ci vogliono 80 grammi totali. Ho lavorato a due capi. Per quanto riguarda il abeglia lamé bianco è un acrilico al 97% e il 3% di poliestere, sono 380 metri, consigliano i ferri dal 2,5-3, l'uncinetto dal 2,5. Per quanto riguarda invece abeglia unito, sempre bianco, sono 100 grammi, sono il 40% top acrilico e il 60% di poliammide, sono 440 metri, consigliano i ferri dal 2,5-3, l'uncinetto 2,5. Poi ci occorre una zip, possiamo decidere di mettere una zip oppure mettere dei bottoncini come preferiamo, e poi ci occorre un ago, l'uncinetto 4,5. Andiamo a realizzare la pochette. Allora, andiamo ad avviare 25 catenelle, sono 13 noccioline. Voi potete variare anche la larghezza, potete renderla più grande ma anche più piccolina. L'importante è che sia un numero dispari. Adesso, dopo aver avviato 25 catenelle, facciamo un'ulteriore catenella, vado a lavorare tutte maglie basse. Io sto realizzando un campione perché tanto poi le noccioline si ripetono continuamente e vedete meglio il punto. Lavoriamo tutte maglie basse alla prima riga. Poi ovviamente lavoriamo sempre a due capi, come vi ho detto prima, e potete utilizzare anche un altro tipo di filato. Terminato, vado ad alzarmi di 3 catenelle, 1, 2, 3, volto il lavoro. Andiamo proprio sotto al punto, che è questo. Vado a realizzare 4 maglie in sospeso, la prima, la seconda, la terza e la quarta. Prendo il filo e lo passo su tutte le asoline. Vado sul punto successivo, maglia bassa.
Abbiamo fatto la prima nostra nocciolina. Riprendo il filo, in questo caso, siccome le 3 catenelle contano come maglia alta, vado a chiudere insieme 5 maglie alte. Per cui la prima che lascio in sospeso, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Ci troviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 asoline sull'uncinetto. Prendo il filo e lo passo su tutte le asoline. Punto successivo, maglia bassa. Ora vi volto il lavoro così vi faccio vedere come si formano. Vedete, eccole qui, sono tutte attaccate una dopo l'altra. Adesso proseguiamo ancora fino al termine. Di nuovo facciamo la nocciolina e poi chiudiamo il lavoro. Adesso andiamo a realizzare l'ultima nocciolina, perché quando chiudiamo la nostra riga la chiudiamo con la nocciolina. Per cui se non vedete poi il punto, vi consiglio di metterci un marcapunti, in questo cao se non vedete poi l'ultima maglia. Allora andiamo a realizzare sempre. Adesso un po' questo si piega, ma poi sempre le 5 maglie, 3, 4 e 5. Scusate, si vede pochissimo. Vado a chiudere tutte, che mi si gira, tutte le asoline. Catenella e volto il lavoro. Adesso, quando volto il lavoro, noi dobbiamo lavorare questa laterale, mi raccomando, della nocciolina, maglia bassa. Poi ne abbiamo un'altra, qui contatele. Contiamo uno che è la nocciolina laterale e poi quella centrale. Nocciolina e poi la centrale, nocciolina, vedete, e quella centrale, eccola qui. L'ultima è la nocciolina, la prendiamo sempre laterale, questo è il punto dove ci sono le catenelle, vado a chiudere. Ecco qui, abbiamo concluso. Ripetiamo tutto da capo, 1, 2 e 3 e volto il lavoro. Prendo il filo e di nuovo sotto al punto vado a lavorare 4 maglie, perché le 3 catenelle corrispondono a un punto. E vado a chiudere. E adesso la maglia bassa al punto successivo. E ripeto tutto da capo, lavorando le noccioline. Questo è un punto che si ripete. Semplicissimo, poi insomma con la lana non dà assolutamente problemi di lavorazione. Punto successivo, vado a chiudere. Volto il lavoro, come vedete, adesso tiro un pochino per farvi vedere, si arriccia un po' all'inizio, ma poi dopo non c'è nessun problema. Mi raccomando, quando lavorate l'ultima maglia, che è questa, lavorate questa. Mi raccomando, mettete il marcapunti, non andare a lavorare la laterale, perché dovete lavorare le maglie basse, per cui nocciolina, maglia bassa, nocciolina, maglia bassa, nocciolina, vedete, e abbiamo concluso. Qui l'abbiamo fatta, vediamo un attimino, abbiamo fatta, per cui nocciolina e maglia bassa, nocciolina e maglia bassa, e qui abbiamo concluso la nocciolina. Per quello ve lo dico che uno si può confondere, mi raccomando, mettete un marcapunti soltanto quando poi andiamo a chiudere invece con la maglia bassa, è come vi ho fatto vedere prima. Per cui qui mettete un marcapunti e non vi sbagliate, anche perché quando poi andiamo a lavorare vedete proprio le noccioline una sopra l'altra. È facilissimo, però questo inganna. Io mi ricordo le prime volte, il rischio che si inganna proprio, per cui contate o mettete un marcapunti appena realizzate la prima maglia bassa,
mettete un marcapunti, così sapete che quello è l'ultimo, diciamo l'ultima nocciolina che dovete lavorare. E basta così. Adesso andiamo a lavorare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 noccioline una sopra l'altra e realizziamo i due pannelli. Andiamoli a vedere. Adesso ho realizzato due pannelli e i giri che ho fatto sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per 2, ovviamente perché uno poi è di maglie basse. Allora, realizzati i due pannelli, dobbiamo semplicemente cucire. Li mettiamo al rovescio e iniziamo le cuciture. Andiamo a cucire al rovescio in questo modo. Proseguo tutto intorno lasciando l'apertura. Una volta terminato di cucire, mettete tutto al dritto, vedete questo si è cucito benissimo anche i laterali, riflette un pochino il bianco perché è un bianco candido. Adesso riandiamo a prendere i gomitoli, riprendiamo i due fili e andiamo a lavorare tutto intorno delle maglie basse, per cui entro al centro di un punto, faccio passare catenella in questo modo qui. Adesso vado a lavorare tutte maglie basse, entro nel punto, maglia bassa. E adesso vado a lavorare tutti i punti a maglia bassa in questo modo. Adesso possiamo decidere di fare un giro 2, 3, questo in base a come vi piace il bordo. A me non piace troppo alto, non lo voglio fare troppo alto, e poi potete inserire una zip. Ecco qui, ho terminato. Come vedete, ho realizzato due giri in maniera che resta un pochino più alto, ma non di tantissimo. Allora, quando andiamo a prendere la zip che vogliamo collocare dentro, allora c'è anche un sistema per poterla andare a lavorare con l'uncinetto. Casomai quello è quello il metodo in cui mi troverei sicuramente meglio. Ma oppure andiamo a cucire proprio la zip con il filo. Io non sono bravissima a cucire, farvelo vedere, insomma, risulta un po' bruttino. Vado a cucire in questo modo all'interno con un filo, basta un filo bianco e andiamo a cucire all'interno fino alla lunghezza, diciamo, della nostra zip. Se acquistiamo una lunghezza più lunga, basta tagliare la zip. Vendono dei piccoli fermi che possiamo mettere, oppure andiamo a girare che resta un pochino più lunga, dare un punto in quella maniera lì resta più lunga, la zip si fermerà e non andrà oltre, per cui questo lo possiamo fare. Allora potete poi cucirla. Io non vi faccio vedere la cucitura perché sapete, con la cucitura a mano sono veramente non sono bravissima. Però possiamo vedere, se siete d'accordo, anche con l'uncinetto, a lavorare con l'uncinetto tutto intorno. Casomai facciamo proprio un video, fatemi sapere se vi interessa. Ecco qui, ho terminato. Spero che vi sia piaciuta. Facile da realizzare, possiamo adesso l'ho riempita un pochino, possiamo fare le chiusure che vogliamo. Se proprio la zip non la vogliamo mettere, possiamo mettere dei bottoncini. Comunque è facile, insomma, la cucitura piano piano intorno e poi tagliamo, insomma, la zip se fosse troppo lunga. Allora, facile da realizzare, questa è la moda proprio del momento, ma possiamo realizzare anche una borsa, se volete me lo fate sapere. Io vi saluto, ci vediamo ai prossimi tutorial, sempre il lunedì e il venerdì, il mercoledì il podcast e anche la domenica poi, durante la settimana sempre delle grandi sorprese. Un bacione a tutte e ci vediamo ai prossimi tutorial.